Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini, a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Finalmente la Regione Lazio ha riconosciuto che c'è effettivamente un problema di emergenza rispetto all'afflusso dei pronti soccorsi. Noi abbiamo un'interpretazione un po' più ampia della questione, cioè che quello che si è verificato nei pronti soccorsi non è che lo specchio di quello che è successo in questi anni nella sanità del Lazio, nella sanità pubblica in particolare, e cioè che con la politica dei tagli, del blocco del turnover e del taglio dei posti letto, è bastato un piccolo picco influenzale a mettere in crisi tutto il sistema. Non è soltanto la dotazione organica del pronto soccorso che è pure in grave sofferenza, ma anche la carenza di posti letto nei reparti che ha messo in ginocchio, diciamo, alcune realtà, compreso Rieti, in cui abbiamo assistito al blocco degli interventi programmati per proprio un problema di accesso nei posti letto. Ora la Regione ha finalmente, dopo le iniziative della funzione pubblica CGL in tutto il territorio della Regione Lazio, riconosciuto che c'è un problema di emergenza e ha proposto dei correttivi. Speriamo che a quelle parole seguano i fatti, consapevoli però che superare in maniera definitiva questa situazione significa ripensare alla sanità del territorio, ripensare alla appropriatezza all'accesso ai pronti soccorsi, ripensare alle dotazioni organiche delle strutture pubbliche, quindi al superamento totale del blocco del turnover.
e anche alla valorizzazione delle esperienze positive, quali potrebbero essere quelle delle case della salute. Forza Italia pone l'accento sulle polemiche interne tra Moreno Imperatori e Antonio Cicchetti. Si è infatti riunito il coordinamento esecutivo provinciale di Forza Italia definendo una serie di linee programmatiche da seguire. Forte della voglia di un rilancio della coalizione di centrodestra che arriva da tanti comuni del territorio e dalla cosiddetta società civile, il coordinatore Sandro Grassi ha proposto alcuni interventi immediati di natura organizzativa. Progetti che l'esecutivo di Forza Italia ha approvato. Prossimamente lavoreremo affinché si costituisca il nuovo gruppo consiliare di Forza Italia al comune di Rieti, ha dichiarato Grassi, per chiedere a tutti i consiglieri comunali iscritti al partito di farne parte, perché solo così si potrà svolgere una migliore e coordinata azione di opposizione alla giunta Petrangeli. Una volta definito lo statuto della nuova provincia, anche a Palazzo d'Oltrevelino verrà poi costituito il gruppo consiliare del partito, possibilmente un unico gruppo della minoranza di area di centrodestra. Si tratta di passaggi importanti, ha proseguito Grassi, per mettere un po' di ordine alla nostra azione politica sui territori, evitando una volta per tutte i personalismi, per fortuna sporadici, di taluni elementi che negli enti locali concordano pericolosi patti con l'avversario e di fatto mortificano il nostro partito e quanti ci si impegnano. Il momento è troppo delicato e costellato di macroscopici errori da parte della sinistra per non far sentire forte e chiara la voce di Forza Italia e dei suoi esponenti. Bene ha fatto Antonio Cicchetti, che ha dato la sua disponibilità di persona capace, trasparente ed autorevole per una eventuale candidatura a sindaco di Rieti. La Commissione Controllo e Garanzia si era occupato diversi mesi fa della problematica riguardanti le 6 lavoratrici che erano state impiegate al progetto Rieti in Bici attraverso i voucher gestiti dall'INPS. Purtroppo avevamo registrato da parte del settore finanziario qualche defaglianza nell'attestazione di regolarità finanziaria sulla determina che aveva portato a contrattualizzare queste lavoratrici, e avevamo sollecitato l'amministrazione comunale più volte, anche appunto attraverso la Commissione Controllo e Garanzia che è presieduta dalla minoranza, l'assessore Ubertini, affinché si facesse carico di questa problematica, perché ritenevamo non giusto e assolutamente fuori luogo da parte dell'amministrazione, di chiunque colore politico essa fosse, nel non ottemperare ad un obbligo delle lavoratrici ad essere giustamente compensate del lavoro svolto. L'assessore Ubertini si era fatto garante di questa nostra preoccupazione e aveva sollecitato gli uffici a definire una volta per tutte questa problematica. Dobbiamo riscontrare da un lato la soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ricordo composta sia da consiglieri di minoranza che da maggioranza. Dall'altra dobbiamo, con un po' di rammarico, invece registrare purtroppo il tentativo da parte delle lavoratrici a dover essere pagate attraverso l'attivazione di un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato, che di fatto, assistite da un legale di fiducia, ha contribuito ad alimentare i costi per l'amministrazione che, a mio avviso, potevano essere ben risparmiati. Intervento dei giovani di Forza Italia sull'ospedale di Rieti. Purtroppo dobbiamo constatare che sono state fatte solo tante chiacchiere, la chirurgia non fa più gli interventi di una volta e non ci risulta che siano aumentati i posti letto. A noi sembra solo tutto un grosso pronto soccorso. Sull'argomento anche Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 Stelle Lazio, dichiara: appellarsi al privato vuol dire dichiarare il fallimento della rete d'emergenza di quella ospedaliera per acuti. Un anno fa abbiamo depositato una mozione dopo aver
visitato il pronto soccorso laziale con l'operazione hashtag M5 Soccorso, che sulla base di un lavoro fatto con cittadini, operatori sanitari, associazioni e docenti universitari, identificava una serie di proposte per salvare la rete di soccorso ed evitare la sua cessione ai privati. Ovviamente non è stata mai calendarizzata. Ieri, poco prima che Zingaretti si appellasse ai privati, abbiamo depositato un'interrogazione urgente dal titolo «Fallimento del piano regionale per la gestione della rete di emergenza di pronto soccorso». Sarebbe interessante ascoltare da chi amministra la sanità pubblica regionale i motivi per cui in questi mesi per decreto ha diminuito i posti letto pubblici. La società EA di Rieti risponde a gran voce sulle dichiarazioni riportate dalla stampa locale che parlano di un avvenuto sequestro dell'impianto di depurazione di Rieti, perché sembra che nel velino arrivassero dei rifiuti liquidi non depurati provenienti da diverse parti d'Italia. In realtà, rispondono dall'azienda, non è vero che l'impianto di Rieti è stato posto sotto sequestro. L'impianto infatti è regolarmente in funzione e depura i reflui urbani della città, di quelli provenienti dalle fognarie del nucleo industriale e di altre località, nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla legge per lo scarico delle acque al corpo ricettore, ossia il fiume Velino. Al contrario, il corpo forestale ha posto sotto sequestro solo ed unicamente l'impianto di trattamento chimico-fisico di reflui non condottati, cioè addotti all'impianto attraverso autobotti e cisterne. Al fine di evitare il diffondersi di equivoci e fraintendimenti, si precisa che l'impianto posto sotto sequestro dalla forestale è deputato ad un'attività di tipo industriale attraverso la quale i reflui, rifiuti liquidi non pericolosi, non condottati, vengono trattati per poi essere convogliati all'impianto di depurazione. La società attende con estrema serenità la conclusione dell'indagine ed è certa che la magistratura, nella quale ripone totale e non formale fiducia, accerterà l'insussistenza delle circostanze che vengono ora ipotizzate. Il comune di Magliano Sabina sempre in prima linea nel creare idee che poi diventano progetti e fatti. Innanzitutto, ha dichiarato il sindaco Alfredo Graziani, stiamo facendo vedere all'Europa tutti i progetti ai quali stiamo lavorando, come stipulato dal patto dei sindaci. L'obiettivo è sempre quello di uno sviluppo sostenibile attraverso politiche energetico-ambientali da portare avanti nel tempo. E l'Europa, sottolinea Graziani, vuole vedere i fatti. Come già detto più volte, Magliano risulta essere un esponente estremamente attivo, tanti progetti realizzati come il sistema di illuminazione a LED del centro storico e del cimitero, ma anche tutti gli impianti fotovoltaici installati in particolare nelle scuole. Ma una bella novità per Magliano anche l'ufficializzazione della nuova sede dell'istituto alberghiero, per il quale il ministero ha finanziato 200.000 euro, anche se, aggiunge il sindaco, ancora ne servono almeno 300.000. La sede ufficiale infatti sarà la vecchia scuola elementare, che deve essere ristrutturata e che rientra nel piano di adeguamento sismico. E con la nuova sede di un istituto che porterà la formazione di tanti operatori turistici, risorsa di un intero territorio, non poteva mancare l'idea di lanciare un nuovo prodotto tipico della Sabina, per il quale chiedere un marchio di garanzia. Ma qual è questa chicca culinaria tipica Sabina? La salsiccia. E già, il patto della Sabina e il Gal Sabino stanno cercando la formula affinché questa prelibatezza diventi veicolo di promozione di tutto il territorio sabino. Federico Quaranta e Chiara Giallonardo, conduttori di Linea Verde Orizzonti, insieme alla troupe televisiva della popolare trasmissione di Rai 1, sono giunti a Rieti mercoledì per effettuare le riprese televisive di una puntata che sarà interamente dedicata alla Valle Santa e ai suoi dintorni. Nel corso del programma sarà raccontato il nostro territorio da posizioni diverse ma complementari. Federico Quaranta infatti si occuperà dei prodotti di eccellenza dell'agricoltura biologica e del Made in Italy, mentre a Chiara Giallonardo sarà affidato il compito di illustrare le peculiarità e gli aspetti storici e culturali dei luoghi visitati. Nella giornata di sabato 24 gennaio la troupe Rai sarà nel centro storico di Rieti, ma bisognerà attendere sabato 7 febbraio, Rai 1, ore 10:15, per assistere alla messa in onda del programma, alla cui realizzazione ha collaborato anche il Comune di Rieti.
Altro bel traguardo per Amatrice, il marchio Deco, denominazione comunale, marchio fortemente voluto dal sindaco Pirozzi perché considerata la carta d'identità di un prodotto, è stato assegnato a 3 prodotti tipici del territorio amatriciano, il guanciale, il pecorino e gli gnocchi ricci. Lo strumento della denominazione comunale nasce a seguito della legge numero 142/90 che consente ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali. Ma le novità continuano e a breve sarà potenziato tutto il sistema Wi-Fi che sarà portato a 100 mega in fibra. In tal modo tutti potranno avere gratuitamente, ha dichiarato Pirozzi, l'accesso alla rete. Questo servizio è già partito da giugno, ma il potenziamento consentirà a tutte le famiglie di poter risparmiare su un servizio ormai basilare, a tutte le strutture scolastiche di essere al passo con i tempi e a tutti gli enti di offrire servizi più efficienti con uno snellimento delle lunghe procedure burocratiche. Certo, un bel traguardo e da non sottovalutare, il Comune di Amatrice è il primo nel Lazio ad offrire un servizio gratuito a tutte le case dei cittadini. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Oh, allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi 2 piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. La Prometeo Estra Rieti perde sul campo dell'Eurobasket Roma per 82-76 al termine di una partita molto combattuta. La squadra di coach Bonora riesce così ad interrompere la lunga striscia positiva di Rieti e con la contemporanea vittoria di Palestrina sulla Luis per 84-82 Rieti va a 4 punti dalla prima in classifica. L'assenza di Benedusi ha senz'altro pesato su questo risultato. Innanzitutto faccio i complimenti
complimenti all'Eurobasket che ha meritato la vittoria in tutti i sensi, ha affermato il presidente della NPC Giuseppe Cattani. I componenti della nostra squadra invece devono capire che per vincere campionati non basta solo la tecnica, ci vuole qualcosa in più. Dobbiamo mettere quegli attributi che al momento latitano, almeno in alcuni elementi. Qui non è chiaro forse a tutti quello che è il nostro obiettivo quest'anno. Chi non ha compreso bene è libero di accomodarsi fuori. In questa società, concluso Cattani, siamo abituati a mantenere gli impegni presi e se i giocatori sono venuti per vincere il campionato, allora lo dimostrino. Una squadra vincente non può dipendere dalla mancanza di un giocatore, come non può dipendere da uno solo il destino della nostra squadra. Zero punti in due partite per giunta strategiche riassumono lo stato di salute del Rieti Calcio. Ancora una volta anche contro il Sansepolcro l'11 Maranto Celeste ha giocato una partita a corrente alternata e alla fine anche un po' di sfortuna ha fatto la differenza. La risultante è che questa squadra in queste condizioni non è in grado di vincere il campionato, serve altro per il salto di categoria e novità non se ne intravedono. Il presidente Fedeli se la prende con tutti, l'ambiente, i tifosi, le istituzioni. Fedeli continua a dire che 400 tifosi allo stadio sono pochi, ma per questa categoria molti tifosi, molti ultra dicono, ironicamente, che sono pure troppi. Poi ci sono i litigi in società, la spaccatura con il suo vice, Curci, l'uscita di scena, chi arriverà, chi sarà in società. Infine il capitolo giocatori. Fedeli avrebbe detto, entrando negli spogliatoi, adesso vi trovate un altro presidente che vi paghi. Insomma, sono tutti delusi, ma molto più realisticamente, questa squadra non è una squadra costruita per vincere il campionato, servivano forse più soldi, più coraggio. Domenica prossima non si gioca, turno di riposo per il torneo di Viareggio, se ne riparla tra due domeniche con la sfida con il Gualdo. Tempo di caffè e ricominciamo. Iniziano le nuove puntate di A Tavola con Elia. Ci vediamo tutti i giorni su Sabinia TV. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini. Offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore. Apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096.
vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65.